La popolazione italiana, così come i pazienti che soffrono di asma, non hanno una buona conoscenza della malattia e proprio su questo tema è stata condotta un'indagine al fine di capire il livello di conoscenza, la consapevolezza e il vissuto della malattia da parte della popolazione italiana. E noi ne parliamo con il professor Paggiaro. Professor Paggiaro, che cos'è l'asma? Sembra una patologia molto conosciuta e invece dai risultati dell'indagine che abbiamo visto oggi non solo non è molto conosciuta, ma è una patologia anche abbastanza sottovalutata dagli stessi pazienti. Come mai secondo lei? Beh, intanto oggi abbiamo una definizione di asma un po' diversa da quella che ormai conosciamo da tempo, perché ci rendiamo conto che questo termine include condizioni cliniche molto diverse, molto eterogenee fra di loro, che hanno alcuni ovviamente comuni denominatori come la variabilità nel tempo sia dei sintomi che della funzione polmonare, ma che comprendono aspetti clinici ben diversi, come dicevamo, dall'asma in genere di origine allergica che compare in età giovanile o addirittura infantile e che molte volte è una prognosi buona, verso invece forme di asma che compaiono in età più adulta, che sono gravi spesso fin dall'inizio e si accompagnano a un quadro di infiammazione eosinofilica estremamente marcata che risponde non del tutto ai cortisonici, che sono sempre il cardine del trattamento, a forme addirittura di asma dove la componente infiammatoria è molto scarsa e atipica e per le quali le nostre armi terapeutiche sono veramente poco efficaci. Quindi abbiamo una maggiore complessità nell'inquadramento di questi pazienti e quindi è richiesto una valutazione molto più accurata e precisa, proprio per andare a trovare i target terapeutici migliori. L'indagine dà uno spaccato della realtà come ce l'aspettiamo, purtroppo, perché ormai da tempo sappiamo che l'asmatico tende a sottostimare i suoi sintomi, a pensare di poterci convivere facilmente, di poter gestire la sua malattia quando compaiono i sintomi, non sapendo che in questa maniera e senza usare i farmaci appropriati corre il rischio invece di un progressivo aggravamento della situazione fino magari a una crisi asmatica importante e talora, per fortuna raramente, anche fatale. Quindi purtroppo sappiamo che questo è legato a questa scarsa percezione della malattia come malattia continua, in cui le alterazioni sono presenti anche nelle cosiddette fasi intercritiche della malattia e quindi la necessità di tenerla costantemente sotto controllo. Oggi abbiamo farmaci estremamente efficaci in questo senso, con dosaggi veramente minimi, privi di effetti collaterali a lungo termine, e quindi riuscire a convincere i nostri pazienti a gestire la malattia anche in queste fasi apparentemente meglio controllate è sicuramente un importante obiettivo della gestione del nostro paziente. I pazienti dicono che è difficile utilizzare la terapia. Ma in realtà è una scarsa, è una convinzione non basata su dati reali. Ora, fino a qualche anno fa, forse dei regimi terapeutici troppo complessi, usare differenti inalatori, magari alcuni 2-3 volte al giorno, questo può essere stato veramente un elemento di confusione. Da quando abbiamo prodotti che contengono nello stesso inalatore due categorie di farmaci, sono entrambi essenziali per la gestione della malattia asmatica nella sua eterogeneità che abbiamo descritto prima, già qualcosa è cambiato. Ora poi ultimamente abbiamo prodotti con farmaci estremamente efficaci e che sono validi e funzionano anche quando presi una volta soltanto nel corso della giornata. Quindi è una convinzione non basata su quanto realmente abbiamo ora. Questi nuovi prodotti sono intanto altamente efficaci a dosaggi estremamente bassi. Hanno una coda di efficacia che permette qualche volta di scordarsi anche magari casualmente una occasionale inalazione e più che altro garantiscono di veramente ridurre marcatamente
il processo infiammatorio che ha la base della malattia e che è quello poi responsabile dell'eventuale progressione degli eventi più importanti legati alla malattia.